sono fondamentali, lo abbiamo visto ieri quando abbiamo fatto la presentazione dei dati sulla fertilità, non so se voi siete rimasti, avete visto che c'è ancora una grandissima carenza di informazione, per esempio, come dico sempre, sulle malattie sessualmente trasmissibili, e questo mi preoccupa molto perché dobbiamo fare un lavoro di abbattimento delle nuove diagnosi di HIV, quindi diventa fondamentale formare bene i ragazzi su tutti questi aspetti, sugli stili di vita, sul consumo dell'alcol, perché abbiamo un grandissimo problema di alcol dipendenza che inizia già nella giovanissima età, sul tabacco, insomma mi sembra che nonostante gli sforzi che siano stati fatti, se non si interviene con una formazione seria già da giovanissimi, non riusciremo a combattere bene queste dipendenze, e anche quella del gioco d'azzardo, che anche lì è una piaga che interessa molto i giovanissimi e purtroppo diciamo anche gli strati sociali della popolazione che sono meno formati e meno diciamo acculturati tra virgolette. Quindi il lavoro è immane, questo è un pezzo di tutto il lavoro che bisogna fare. Io credo molto anche nello strumento della informazione pubblica, come vi ho detto prima, quindi ci siamo confrontati anche con il presidente Foa e la di Salini per delle attività su questi temi. Insomma, è un approccio integrato.